In questa sera in penombra passa accanto a me. Cerco cose nascoste ai dotti e ai sapienti anche a me. Un venticello leggero possa soffiare su noi e sussurrarci ancora che ci sei. Benedici, benedici, benedici anche me. Benedici, benedici, benedici anche me. Benedici la terra, tanto assetata d'amore. Benedici il cielo. Dio non sta comodo nei palazzi dei re, né come Satana giudicare dal pinnacolo del Tempio. Dio, come dice Gandhi, cammina a piedi. Diceva Don Mazzolari, guai alle persone dai corti orizzonti. La differenza non è fra chi crede in Dio o non crede in Dio, ma fra chi cammina e chi ha smesso di camminare. Lasciamo un po' di silenzio e facciamo un passo lento, come chi cerca un tesoro, come chi sa che tutto ciò che incontri è sacro. I discepoli di Emmaus sono stati con Gesù per 3 anni, hanno ascoltato le sue parole, hanno messo i loro piedi sulle sue orme, hanno visto i suoi miracoli. Ma nonostante tutto questo, tornano a casa tristi e pieni di paura. Gesù li insegue nella loro fuga per fargli ribattere il cuore e togliergli la paura. Potessimo anche noi provare fremito, quel fremito che ci dà il ritrovarlo, sentire il nostro cuore battere all'impazzata e piangere di gioia nell'incontrarlo. Potessimo anche, se confusi e disorientati, con il cuore vagabondo tra stupore e tristezza, come il cuore dei discepoli di Emmaus, sentire che ogni uomo, nella sua notte, se ne va verso la luce. In quello stesso giorno, il primo della settimana, 2 dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme. Conversavano fra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte, lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recati al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venuti a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali gli affermano che egli è vivo.
Ci sono cammini che procedono in avanti, altri che tornano indietro. Ci sono cammini di speranza e ci sono cammini di disperazione. Noi possiamo essere stanchi a volte, non perché abbiamo camminato troppo, ma perché abbiamo smesso di camminare. Camminare serve a non accomodarsi, a non sentirci arrivati. Un cristianesimo che non dà fastidio a nessuno, un cristianesimo che ti addormenta invece di svegliarti, che dispera invece di sperare contro ogni speranza, non ha un sapore. Io capisco soprattutto quelli che si dicono vicini a Gesù e che faticano a credere a uno che non si è imposto con la forza, che non vuole comandare, che vive come un mendicante lungo la strada, ma questo è il nostro meraviglioso compagno di viaggio. Diranno: noi speravamo, ma sono passati 3 giorni. 3 giorni ci sembrano un'eternità, non sappiamo attendere, non sappiamo pagare il prezzo della pazienza e della fiducia per gli ideali che ci stanno a cuore. Siamo a volte incapaci di vedere oltre 3 giorni. In questi giorni abbiamo tutti il desiderio di risorgere e per farlo bisogna tornare all'origine, all'autenticità, tornare in Galilea, come dice Gesù, da dove siamo partiti, tornare a vivere una vita semplice, senza pretese, con solo quello che c'è, tornare alla gioia vera, non come abbiamo fatto finora, cercando ogni tanto un gocciolino di gioia, ma tornare a provare gioia nel vivere. E allora impariamo da Gesù un modo nuovo per riavvicinarci a chi è triste e a chi ha chiuso in casa. Avviciniamoci a loro come compagni di viaggio. Condividiamo il loro dolore. Perché siete tristi? Fingiamo di andare via, perché siano loro a dire: ci batte il cuore, rimani qui. E solo alla fine potremo spezzare il pane buono con loro. Risorgi anche se le porte sono chiuse, risorgi anche se non vedi la luce. L'amore non ti ha mai trattenuto. Per te che nel silenzio hai sentito camminare Dio e invece di chiuderti hai allargato lo spazio e fatto posto agli altri. Per te che prima di morire hai fatto aprire la finestra, desideroso del tuo spicchio di primavera. Per te che non sopporti l'indifferenza della città e rientri in casa dove nessuno ti aspetta. Per te che hai visto sfiorire uno ad uno i sogni accarezzati in giovinezza e che faresti pazzie per tornare indietro e ridare un'altra piega alla vita. Per te che una malattia, una tragedia, ti ha portato sui binari morti dell'amarezza. Accogli questo filo di speranza, questo minimo di luce, sufficiente per ricominciare. I luoghi di Gesù risorto non sono soltanto gli spazi del sacro, ma sono la strada, una locanda, un giardino, la spiaggia del mare, la nostra casa. Vi auguro di non farvi piegare dalle avversità, ma usarle come rocce per salire più in alto. Vi auguro di rimanere in attesa di un po' di gioia,
con gli occhi terribilmente aperti. Possa la via crescere con voi, il vento essere alle vostre spalle, il sole scaldare il vostro viso e possa Dio tenervi nel palmo della sua mano. Prendetevi tempo per amare, perché questo è il privilegio che Dio vi dà. Prendetevi tempo per essere amabili, perché questo è il cammino della gioia. Prendetevi tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell'anima. Prendetevi tempo per amare Dio, amare la vita, con molta tenerezza, perché la vita è troppo corta per essere egoisti. Guarda dentro la vita, discende da giorni che bruciano nudi, nutre senza paura questa muta distesa di sogni, apre prigioni alle luci e ai misteri, racchiusi dentro i tuoi scrigni, il vento accorda ogni ora per sopportarne l'ombra. Guarda dentro, ancora più dentro, finché avrai gli occhi di Dio, finché amerai col cuore di Dio. Guarda dentro il dolore, rifugio alla luce che Dio tiene d'occhio, brucia come un roveto, fuoco di vento marino, disarma e fa nudo il tuo corpo, albero curvato dal gelo, finché il pane spezzerai, finché il fuoco accenderai. Guarda dentro, ancora più dentro, finché avrai gli occhi di Dio, finché amerai col cuore di Dio.